Benvenuti cari amici, buonasera a tutti. Come vedete in questa calda estate, le nostre discussioni e i nostri argomenti diventano ancora più scottanti. Questa sera è una puntata speciale di Confessioni d'altri mondi. Ho voluto metterla dentro questa raccolta di notizie perché abbiamo già con altri amici, anche in forma anonima, abbiamo affrontato l'argomento delle manipolazioni mentali da parte di alcuni poteri. È una diretta scottante. Non garantisco che diciamo, questi social ci lasciano la registrazione di questa diretta, perché tratteremo dei temi, diciamo, al limite della censura. Quindi sono in compagnia di una persona speciale. In altre circostanze verrebbe addirittura avvicinato alla figura di un eroe o di un martire per la storia che ha avuto. Io, anzi, posso dire che sono iniziato ad avvicinarmi a questo mondo riguardante i poteri forti e quant'altro, le cospirazioni, forse proprio sulla sua storia. Io adesso ve lo presento. Anche se non ha bisogno di presentazioni, perché più volte è stato nel web a raccontare con coraggio e con forza la sua storia. Ci tenevo vivamente, e infatti ringrazio Pasquale Ruocco, nostro amico in comune, che ha permesso tutto ciò, e ci tenevo tanto alla sua presenza per lasciare una testimonianza. È una diretta difficile, scottante, c'è bisogno di massima sensibilità. Io raccoglierò le vostre domande, se ce ne sono diciamo, inerenti al tema che tratteremo, ma preferisco in primis che voi ascoltiate la sua storia, ma non solo, perché attraverso la sua storia poi scopriremo pure che cos'è realmente il progetto Monarch, perché da una persona che l'ha subita, possiamo capirne e ci aiuta, perché è propedeutico. In queste circostanze noi incominciano diciamo, a illuminarci qualcosa in testa, no? Qualche lampadina si illumina perché l'abbiamo sentito da qualcuno. Ecco cos'è la forza delle esperienze, farle nostre. L'obiettivo di queste trasmissioni, infatti, come sempre vi dico, mettete un like sulla fiducia, perché noi non abbiamo pubblicità, non monetizziamo con la faccia degli altri, e lo sapete benissimo. Se volete iscrivervi, mi fate un grande favore. Ma cerchiamo di far conoscere il nostro modus operandi anche agli altri. Bando alle ciance, adesso mi taccio e vi faccio conoscere il nostro amico Paolo, Pierpaolo Zaccai. Ciao Paolo, mi senti? Tutto bene? Ciao Giorgio, ti sento, buonasera e buonasera al pubblico. Sono contento della tua presenza, come ho detto prima. Spero che sia tutto ok. Datemi un feedback, amici, perché siamo collegati in altre circostanze. Ditemi se sentite Paolo. E quindi io intanto vorrei lasciare la parola a Paolo, perché sono sicuro che mi piacerebbe, come facciamo sempre noi, meno interruzioni possibili. Mi piacerebbe proprio sentire quasi un tuo monologo della tua storia. Se c'è qualcosa di interessante, qualcosa che ti può essere, diciamo, si può avvicinare a qualcosa di inerente, magari ti potrò interrompere. Ma io voglio che all'inizio le persone ascoltino senza interruzioni, senza pubblicità, senza niente, la tua storia. Prego, a te, Paolo. Va bene, grazie per l'opportunità. Dunque, raccontare la mia storia in poco tempo non è semplice, quindi cercherò di affrontarla ricorrendo alla capacità di sintesi, cercando di afferrare quelli che sono gli elementi essenziali, fondamentali, cruciali per poter far capire al pubblico il contenuto e la sostanza, quindi per far capire nel miglior modo possibile di che cosa si tratta. Io sono stato sostanzialmente sottoposto a programmi di lavaggio del cervello e di controllo mentale. Questi programmi vengono attuati generalmente dai servizi segreti militari. Sono stato quindi vittima del controllo mentale. Ho subito trattamenti molto invasivi e molto violenti sulla mia persona. Sono stato anche molto male in conseguenza. Ho passato lunghi periodi tra medici, cure, riabilitazione, anche dal punto di vista neurologico.
con il tempo poi sono riuscito a recuperare. La storia mia è durata circa 12 anni, inizia nel 2008 e si è conclusa orientativamente nel 2020. Per 12 anni sono stato attacco da parte degli ambienti deviati dell'apparato dello Stato, che hanno esercitato, come ho poc'anzi detto, il lavaggio del cervello e hanno finalizzato al controllo mentale, al controllo del mio comportamento, per cui mi hanno utilizzato come un robot per gli scopi che loro avevano e che per loro erano prefissati e per le esigenze loro. A questa attività di lavaggio del cervello, di controllo mentale, di controllo del comportamento, della trasformazione dell'uomo utilizzato come cavia da laboratorio per la sua trasformazione in un robot a tutti gli effetti, gestito da servizi segreti militari, poi da un handler. Per ogni persona sottoposta a questi programmi c'è sempre un gestore, colui che la gestisce, che la controlla, che gli dà gli ordini, che gli fa eseguire determinati compiti, che quindi ottiene il pieno controllo sulla personalità, sull'individuo. Queste attività di controllo mentale generalmente associano ed integrano anche attività di multistalking. Multistalking viene definito anche gang stalking e viene definito anche stalking sociale organizzato. Quando si usano queste tre definizioni, gang stalking, multistalking e stalking sociale organizzato, sostanzialmente si parla della stessa identica cosa, si intende lo stesso argomento. L'attività di multistalking, di gang stalking, è un'attività nel corso della quale vengono impiegate centinaia ed anche mille persone contro una singola persona. Quindi è un'attività terroristica. La letteratura parla di questo tipo di attività, si trova in letteratura. Viene definita quale attività terroristica, attività estremamente violenta contro la persona, che deve subire attacchi in tutti gli ambiti della sua vita. Faccio una distinzione per farvi capire che cos'è la gang stalking. Provate ad immaginare il mobbing. Tutti voi avete presente che cosa sia il mobbing. È un'attività di molestie che il lavoratore subisce nel luogo di lavoro. Sapete quanto sia possa essere invasivo, quanto possa essere preoccupante, quanto possa generare ansia, disturbi psicologici, sofferenza, esaurimenti, crisi. Sapete che molte persone che subiscono il mobbing sul posto di lavoro finiscono per ammalarsi. Quindi il mobbing si concretizza sul posto di lavoro. La gang stalking include nella sua attività anche il mobbing. Il mobbing è una delle parti della gang stalking, è un pezzetto dell'intero. Immaginate quanto possa essere violenta la gang stalking, la quale include il mobbing ed includere attività di persecuzione della persona, dell'individuo scelto come bersaglio, che viene definito come target individual. Il target individual è un individuo bersaglio che viene utilizzato per scatenare contro di lui queste attività di gang stalking, e quindi è un'attività a tutto campo che l'individuo subisce non solo sul posto di lavoro, ma subisce anche in famiglia, subisce nella vita sociale, nel contesto amicale, in tutti i luoghi che lui frequenta quotidianamente. Generalmente nel corso della gang stalking l'individuo viene pedinato. Io infatti sono stato pedinato per anni. I pedinatori spesso si fanno notare gesticolando tra di loro da una parte all'altra della strada, perché te li trovi sul marciapiede di sinistra, sul marciapiede di destra, che camminano anche in direzioni contrarie, che ti seguono. Si fanno anche notare perché devono proprio generare nella persona perseguitata ansia, angoscia, paura, preoccupazione. Si tratta di attività di violenza psicologica estrema. Ti seguono in bicicletta, ti seguono in macchina, ti seguono in aereo se tu prendi l'aeroplano, hackerano il tuo sistema informatico se hai un PC. Io ho subito phishing sul social network, ho subito manipolazione delle mail con reindirizzamento delle mail in altri luoghi rispetto al luogo dove la inviavo, ho subito intercettazioni telefoniche illecite, ho trovato un software spia dentro al cellulare,
l'ho fatta analizzare e il soft spia coincideva con il cellulare di una donna che mi avevano presentato e che era diventata la mia fidanzata, ma che in realtà era un'infiltrata dei servizi segreti, la quale mi aveva inserito il soft spia nel cellulare e controllava, manipolava e gestiva per il mio cellulare a mia insaputa. E la persona si accorge che molte cose non vanno, si accorge dei malfunzionamenti dei cellulari, ma non riesce a capire da dove possa provenire l'attacco e di che cosa si tratta. Sono stato fortunato io sul fatto che sono riuscito a trovare il software spia, che l'ho fatto analizzare, cioè la perizia scritta, e che lo stesso riconduceva a questa finta fidanzata dei servizi segreti. Questa finta fidanzata dei servizi segreti di Milano mi incontrava, ci incontravamo periodicamente, come normalmente fanno due persone che sono legate affettivamente tra di loro, ed ogni volta che stavamo a cena metteva della chimica potente e dissociante nel bicchiere d'acqua, nel bicchiere di vino, io bevevo ed iniziavo a percepire degli effetti strani, non riuscivo a capire perché percepivo questi effetti strani, non riuscivo a capire perché subivo questi contraccolpi nel comportamento, nelle ideazioni, nei processi di pensiero, non potevo immaginare che la mia fidanzata fosse infiltrata nei servizi segreti, questo poi l'ho scoperto in una fase più avanzata, acquisendo anche informazioni su di lei da parte di persone che sono state in grado di darmi queste informazioni, e poi non aggiungo altro su questo specifico elemento, e quindi ho potuto sapere che si trattava di un'infiltrata dei servizi segreti. Mi ha dato chimica più volte durante le cene che consumavamo insieme, andavo poi in narcolessia, perché la chimica dissociante era mixata anche con narcolettici, mi addormentavo nel sonno profondo, durante il sonno profondo venivo sottoposti a trattamenti solamente, a ipnosi notturna, venivo sottoposto a trattamenti con armi psicotroniche, che sono delle armi che sono utilizzate per inviare onde convogliate sul cervello ed hanno capacità di penetrazione transcranica. Queste onde convogliate, queste microonde, onde elettromagnetiche, onde a bassa frequenza, modulano loro la frequenza perché sono modulabili, raggiungono il tuo cervello, penetrano attraverso il cranio e raggiungono il sistema nervoso centrale, la corteccia cerebrale ed il sistema nervoso centrale. E quindi, in base al tipo di azione che svolgono, modificano poi il tuo comportamento. Faccio un esempio. Se le onde elettromagnetiche vengono inviate sulle onde cerebrali delta, per esempio, che noi possediamo, perché il cervello possiede attività elettrica dimostrabile anche con l'elettroencefalogramma, se il trattamento viene indirizzato sulle onde cerebrali delta, si può costruire un uomo aggressivo, violento, capace anche di uccidere, quindi si può costruire un assassino. E questo è, lo hanno fatto, lo fanno i servizi segreti di tutto il mondo, utilizzano persone umane trattate nella mente, sottoposte a trattamenti intensivi e che vengono poi utilizzate per gli scopi e per le esigenze del servizio segreto. Se invece le onde di quest'arma psicotronica, sempre onde convogliate con capacità di penetrazione transcranica, quindi che superano il cranio e raggiungono la corteccia cerebrale, vengono indirizzate sulle onde beta, a questo punto costruisce un uomo diverso, un tipo diverso, un robot diverso. In questo caso costruisce uno schiavo sessuale. Tutti quelli che subiscono trattamenti sulle onde cerebrali delta diventano schiavi sessuali, hanno bisogno di accoppiarsi frequentemente, subiscono un incremento, un aumento della pulsione sessuale, la loro sessualità, la gestione della sessualità diventa incontrollata, questi soggetti vengono utilizzati, soprattutto le donne con la escort e la prostituzione, per attività di infiltrazione. Sapete che in tutto il mondo le donne sono sempre state utilizzate per attività di infiltrazione, per la loro capacità di attirare l'attenzione di un uomo e di portarselo a letto e di farsi consegnare poi sotto le coperte segreti, informazioni, dettagli che poi vengono riferiti a chi di dovere. Ecco, queste sono attività reali, assolutamente vere, sono state realizzate in passato
dai servizi segreti delle varie nazioni, tutt'oggi vengono utilizzate, tutt'oggi hanno efficacia e portano buoni risultati. E questa è un po' la sostanza. Poi l'attività di gang stalking. Paolo, scusami se ti interrompo un attimo, perché ho delle domande interessanti dei nostri amici che volevo farti per... Allora, la domanda delle domande è che stanno bene o male scrivendo i nostri amici, che saluto, tipo qual è il motivo di Giuseppe Favata, oppure Roby Roberta che dice ma come fanno a scegliere una persona? Ecco, la domanda, il minimo comune denominatore è perché proprio tu? Cosa è successo? Ecco, questa è una domanda importante. Per quanto riguarda la scelta della persona, diverse sono le necessità che portano a scegliere una persona. Per esempio vengono scelti personaggi scomodi che sono entrati per esempio in possesso di informazioni riservate. Possiamo fare l'esempio, possono essere scelti carabinieri, poliziotti, finanzieri, magistrati che per la loro attività di indagine e per la loro attività investigativa hanno scoperto cose molto particolari sui traffici di droga, sulla pedofilia, su materie che lo Stato in alcuni casi generalmente preferisce non trattare, come nei casi della pedofilia. Questa materia è sempre poco trattata, è molto diffusa, e coloro che acquisiscono informazioni sulla pedofilia possono diventare un facile bersaglio. Io nel passato avevo acquisito informazioni sulla pedofilia, mi sono occupato anche della sottrazione coatta di minori alle famiglie, quella che è diventato noto come il caso Bibbiano. Ebbene, il caso Bibbiano io l'ho scoperto 8 anni prima. Ci sono i miei video sul web dove ho fatto un convegno nazionale. Prima ho girato l'Italia interrogando e acquisendo informazioni da varie famiglie che avevano avuto la sottrazione del minore con false accuse, con false prove e l'inserimento del minore in una casa famiglia. E in alcuni casi questi minori poi vanno in adozione, si tratta di adozioni pilotate, e quindi c'è un mercato. In alcuni casi questi minori subiscono abusi pedofili, quindi c'è tutto un mercato di dietro. Paolo, scusami, ma tu di che cosa ti occupavi per essere così scomodo? Cos'è successo? Io sono stato 20 anni in politica. Io sono stato 20 anni in politica in carica elettiva. Sono stato eletto per 5 mandati consecutivi e quindi nel complesso sono stato 20 anni in carica elettiva. Sono stato un politico rappresentante istituzionale a livello comunale e a livello provinciale. L'ultimo incarico è stato quello di consigliere provinciale di Roma, per cui mi occupavo, per quanto riguarda le materie attribuite alla provincia, mi occupavo della gestione di 120 comuni in provincia di Roma, più Roma 121. Mi occupavo dell'amministrazione di 121 comuni nella qualità di consigliere provinciale a Roma, per quanto riguarda ovviamente le materie di competenza della provincia, questo ente attribuite. Poi ho svolto attività di informazione per ambienti militari, sono stato consulente della Guardia di Finanza, ho svolto attività di consulenza nel Lazio, nell'Abruzzo, per diversi reparti della Guardia di Finanza. Sono stato poi consulente, sono stato poi informatore di ambienti militari. Ho scoperto tutta una serie di cose che ho riportato e trasmesso ad ambienti militari e quindi mi ero inserito in argomenti piuttosto caldi. Ho scoperto situazioni di pedofilia e le ho già dichiarate anche in altre interviste, ho dichiarato il luogo, le caratteristiche, le ho descritte abbastanza dettagliatamente. E quindi ero un personaggio scomodo. Paolo, scusami, mi dicono... Non era più facile eliminarti del tutto? Perché hanno iniziato questa macchina del fango? Come mai? Allora, questa è una domanda importante e la persona che ha fatto questa domanda ha detto in realtà ciò che è accaduto. Io ho subito alcuni tentati omicidi e un tentato omicidio l'ho subito il 1 luglio del 2010. Io fui impestato a morte, fui torturato per 45 minuti da 8 poliziotti e da un vigile del fuoco. 45 minuti di torture fino a vomitare sangue dalla bocca, e c'erano emorragie interne, sono stato
certificato con codice rosso urgenza funzioni vitali compromesse, codice rosso urgenza funzioni vitali compromesse, mi hanno fatto girare per tutta Roma con l'ambulanza, 2 ore e mezza in ambulanza, quando l'ospedale che mi ha accolto stava a 15-20 minuti di distanza di ambulanza. L'ospedale che poi mi ha accolto, il terzo ospedale, per raggiungerlo erano necessari 15-20 minuti, tutto dimostrato, e mi hanno fatto però girare 2 ore e mezza in ambulanza con la speranza che morissi durante il trasporto. Sono arrivato in ospedale senza parametri vitali, ho ripreso poi i parametri vitali, ma già avevano distribuito una serie di false accuse ai telegiornali, per cui sono stato scaraventato sui TG nazionali, TG1, TG2, TG3, Rete 4, Canale 5, Mediaset, Sky News, sono stato sulle prime pagine di tutti i giornali nazionali, e con la classica macchina del fango, hanno capovolto tutta la situazione facendomi passare per il carnefice, non per la vittima che era stato di un violento pestaggio a morte e di un tentato omicidio, un omicidio politico tra l'altro, perché all'epoca era consigliere provinciale a Roma, quindi si è trattato di un attacco alla personalità dello Stato. Ora ci tengo a dire, scusami, devo fare una chiosa, che non stiamo parlando e additando tutte le forze dell'ordine, stiamo parlando di una serie di circostanze, che sia chiara questa cosa. Assolutamente, io l'ho sempre specificato, questo hai fatto bene tu Giorgio, io sono tra coloro tra l'altro che nel percorso di vita ha sempre difeso le forze dell'ordine, le forze di polizia, io sono stato delegato alla sicurezza e presidente del Consiglio ad Ostia, che è un municipio di Roma, Ostia Lido come sapete è un quartiere di Roma ed è un municipio di Roma, sono stato presidente del Consiglio Municipale, delegato alla sicurezza e avevo un coordinamento con le forze di polizia, con la protezione civile, sono tuttora amico di carabinieri, poliziotti e finanzieri, conservo con loro amicizia, non è mai stata eliminata, non è mai stata messa in discussione, tuttora li frequento ogni tanto mi vedo con finanzieri, carabinieri, poliziotti per dei saluti, per una cena insieme, ho sempre avuto un'ottima idea di loro e ho sempre considerato che fanno un lavoro estremamente importante, però purtroppo ci sono le mille marce e ci sono delle operazioni che vanno oltre anche certe situazioni, perché questa si è trattata di un'operazione speciale, un'operazione molto particolare, quella del pestaggio a morte di un politico, per eliminarla è un'operazione molto particolare, con coperture molto particolari, con una strategia predeterminata, si tratta di un caso particolare, questo va specificato, così come il caso particolare corrisponde al fatto che io sia stato un soggetto monarco, monarchizzato e che abbia subito il lavaggio del cervello e sia stato sottoposto a controllo mentale, a controllo del comportamento e tutto iniziato con un uomo. Ecco, questa è un po' la sintesi della storia. La storia è durata 12 anni, poi un paio di anni fa hanno cessato l'attività persecutoria e quindi da un paio d'anni me ne sto più tranquillo. Però per 12 anni sono stato consecutivamente e ripetutamente sotto attacco, sono stato anche ricoverato, sono stato in cura più volte, quando mi fecero il lavaggio del cervello fui poi salvato da una mia amica che è testimone, che riconobbe che io ero sotto Monarch, perché lei era competente in materia, lo riconobbe, mi portò dai medici di fiducia, all'epoca prendevo 8 farmaci al giorno per riequilibrare tutto l'organismo, perché l'organismo dipende dal sistema nervoso centrale, dal funzionamento del cervello, quindi se ti salta il cervello, per usare un termine popolare, che comunque se ti scoppia il cervello ne risente tutto l'organismo. All'epoca presi 8 farmaci al giorno, mi sottoposto alla ipnosi, sono stato sottoposto alle tecniche EMDR per superare i traumi, le tecniche EMDR sono tecniche militari che sperimentarono sui militari della guerra del Vietnam, i militari in guerra nel Vietnam tornavano a casa gravemente traumatizzati con traumi da guerra e sono stati curati con le tecniche EMDR, io ho fatto le tecniche EMDR, ho fatto l'ipnosi, sono stato sottoposto a tecniche PNL, sono stato sottoposto a tutta una serie di cure, a psicoterapia per 10 anni, è stata dura. Adesso mi vedete bene, mi vedete in forma,
ma vi garantisco che è stata truce. È stata Lo posso truce. immaginare. Pierpaolo, mi stanno dicendo, un tuo amico che si chiama Craitesol, non so chi sia, dite a Giorgio Di Salvo di chiedere a Zaccai perché prendono anche vittime civili e le motivazioni. Ma ed è quello che stiamo dicendo fin dall'inizio. E se ho ben capito, perché noi trattiamo l'argomento da circa un anno e mezzo, in pratica c'è un lineare storytelling nella nostra società. Noi viviamo una società parallela con tanti strati. Noi viviamo quella civile, quella normale, ma esistono anche delle vite segrete. Quando una persona, diciamo, pubblica diventa un ostacolo per diciamo, il substrato che c'è nel nostro storytelling e nella nostra società, la persona deve essere eliminata. Come? Se non riescono fisicamente perché la persona fa troppo scalpore perché magari è pubblica, inizia la macchina del fango. Oppure, come ci sta dicendo inizialmente Pierpaolo, iniziano con delle altre minacce, minacce psicologiche, gli gangbang, iniziano una collettività a accusarti, quindi diventa un fattore generale. E poi sappiamo benissimo che il political correct è un'arma potentissima perché si riesce a far diventare una persona star in 5 minuti. La persona veramente dei social può diventare il peggio assassino della terra. Quindi è facilissimo questa political correct. Quindi. Infatti, voglio aggiungere che sono stato 20 anni in carica elettiva nell'amministrazione degli enti locali, comunale e provinciale, poi successivamente poi c'è la regione, c'è il Parlamento, ecco, per capirci, ero arrivato ad occupare una posizione intermedia tra l'incarico minimo e l'incarico superiore. Nella qualità di consigliere provinciale occupavo, diciamo, una posizione intermedia. Ti E posso, Paolo, ti 20 posso dire? anni in politica sono stati cancellati da un minuto di telegiornale. Un minuto di telegiornale con la macchina del fango mi ha seppellito completamente. Sono stato completamente sepolto dal fango per diversi anni. Non mi credevano, la mia parola non era considerata. Tutti hanno sempre creduto all'informazione ufficiale, non si volevano rendere conto che la storia mia era di queste dimensioni, che era molto preoccupante, allarmante e che prevedeva l'implicazione dei servizi segreti deviati, che possono fare tutto quello che vogliono, perché i servizi segreti arrivano ovunque e dappertutto e possono fare tutto. Sono ben organizzati. I servizi segreti fanno attività di informazione per la difesa della Repubblica. E usano lo spionaggio, usano il controspionaggio, sono dotati di tecnologie, di chimica che non trovi in farmacia, sono dotati di sosia, sono dotati di persone sotto controllo mentale, sono dotati di membri dell'apparato deviato, specializzati, guastatori, possono fare tutto. Per cui quello che hanno fatto a me per loro è stato un gioco, non è stato complicato, non è stato assolutamente complicato quello che hanno fatto a me, è stata una delle tante cose che possono fare. Poi perché scelgono, come scelgono le persone? Scelgono, ho detto, le persone scomode, e questo è un caso. Alcune persone possono essere scelte anche per vendetta personale. Per esempio, le colpe del padre, che si è scontrato contro certi poteri, le possono far ricadere sul figlio, per cui sottoporranno il figlio a tecniche di manipolazione, sottoporranno il figlio a gang stalking, e il padre vedrà, in diretta, con il tempo, la distruzione del proprio figlio. E questa è un'atrocità, questa viene fatta per vendetta personale. Poi vengono scelte persone che sono che sono in possesso di specifiche facoltà. Alcune volte la selezione è di tipo genetico, quindi persone che hanno un certo tipo di genoma, persone che hanno capacità metacognitive, quindi che vanno oltre la semplice capacità, semplice relativamente, che vanno oltre la capacità cognitiva, quindi che possiedono capacità metacognitive, persone che possiedono sesto e settimo senso. Il sesto senso viene definito come l'intuito. Un po' tutti abbiamo delle fasi in cui si attiva l'intuito, per cui abbiamo degli insight, riusciamo a comprendere delle cose con una certa rapidità, scavalcando il ragionamento. È veloce la comprensione di un fenomeno senza ragionamento e poi ci accorgiamo che abbiamo avuto anche ragione. Quindi un po' tutti abbiamo un sesto senso, chi più sviluppato e chi meno, quindi l'intuito. Il settimo senso riguarda le capacità di avere percezioni extrasensoriali. Pare che ci siano anche persone dotate di settimo senso e dotate quindi di capacità extrasensoriali.
spesso vengono scelte anche questo tipo di persone, su base genetica e su base capacità cognitive. Poi vengono scelte le donne per attività di prostituzione e di infiltrazione. E diverse sono le motivazioni. E poi le persone che possono essere scelte, va specificato questo. Chiunque può essere vittima del controllo mentale e chiunque di fatto lo è, perché scelgono il disoccupato, scelgono la casalinga, scelgono l'impiegato, scelgono un carabiniere, un poliziotto, un finanziere, un magistrato, scelgono persone, un clochard, scelgono una prostituta, scelgono persone di un operaio, uno studente universitario, persone di tutti gli strati, di tutta la stratificazione sociale, e dipende dalle esigenze che hanno e da quello che devono fare. Io, Paolo, ho una domanda particolare. Allora, abbiamo detto che cominciano a innescare, andiamo un po' adesso a sciogliere un po' il discorso, perché è lungo, è molto complesso. Perché sì, queste sì, sono azioni che non è facile spiegare, perché sono le classiche cose che le devi provare. E quando le provi forse le capisci, ma a parole non è facile, perché c'è sempre questa questa difficoltà nel far in maniera empatica far provare l'altro che cosa si subisce. Una cosa particolare di cui hai detto, io ho una domanda: come si fa a capire in quel momento che tu sei in una fase di manipolazione ma non lo sai? Perché, ragazzi, tutto ciò avviene inconsapevolmente, non è che la si bussa, buongiorno, salve, posso manipolarla? Ma certo, oggi non c'ho niente da fare. Non è questo. Alcuni hanno detto, ma lo fa inconsapevole. No, signori, perfetto, non te ne accorgi, il mondo attorno a te cambia e tu ti senti sempre più solo. Allora, io ti dico, Paolo, come si fa a capire se tu non sei vittima di qualche tua follia mentale o sono persone che stanno cercando di indurti a quella cosa? Come si fa? Qual è il passaggio, la linea che ti fa capire se è un problema tuo o degli altri? Allora, hai introdotto un aspetto dell'argomento molto importante, molto molto importante. La persona non viene avvisata, la persona che viene sottoposta a tecniche di manipolazione, di lavaggio del cervello, di brainwashing e di controllo mentale, di mind control, non viene avvisata, nessuno la avvisa, viene scelta, selezionata e poi a suo carico, a suo danno, iniziano il trattamento. La persona inizierà a stare male, non capirà di che cosa si tratta, non capirà assolutamente niente, non potrà mai immaginare di essere una vittima del controllo mentale. Se svilupperà certe patologie andrà dal medico, il medico le leggerà, le interpreterà attraverso un comune inquadramento nosografico delle patologie, per cui gli assegnerà una terapia, delle medicine, e come se fossero delle patologie organiche, fisiche, psicofisiche. La persona non può saperlo, il medico stesso non lo sa, però la persona non guarirà, continuerà a stare male, allora cambierà medico, lo cambierà di nuovo, ne cambierà un altro ancora, ma continuerà a stare male senza sapere che è vittima di gang stalking o vittima di attività di controllo mentale e di controllo del comportamento. E riuscire a capirlo è difficilissimo. Io oggigiorno riesco a capirlo. Bisogna fare, per capirlo, una diagnosi differenziale. Che cosa significa diagnosi differenziale? Da solo tu non lo puoi capire, devi sperare che qualcuno, oppure puoi riuscire a capirlo per miracolo, perché è troppo difficile. Da solo è troppo difficile, perché vieni isolato, vieni disturbato psicologicamente, hai delle sofferenze, nelle tecniche di manipolazione mentale ti cancellano la memoria, cancellano la tua memoria autobiografica, per cui tu dimentichi chi sei, perché poi devono educare l'alter ego, l'altra personalità, l'altro io, lo devono educare come vogliono loro, per modificare il comportamento, perché viene praticamente instaurato un altro io, un alter ego, che è un altro tipo di personalità, per cui nelle tecniche di manipolazione procedono anche alla cancellazione della memoria. Io ho subito una gravissima cancellazione della memoria,
ho impiegato anni ed anni di terapie e di cure per recuperarla, non l'ho recuperato del tutto, ma c'è stato un recupero piuttosto soddisfacente. Cancellano la tua memoria autobiografica, così tu non ricordi più che sei, chi sei, in modo tale che possano far prevalere la nuova personalità che ti hanno instillato, che ti hanno trapiantato. La memoria, avevi dei vuoti di memoria, tu tipo ti svegliavi da una parte, cancellazione proprio, avevo il passato cancellato, le persone mi raccontavano del mio passato, amici, parenti eccetera, e io non mi rendevo conto di niente, si parlavano di argomenti che io non avevo vissuto, pensavo di non aver vissuto, in realtà li avevo vissuti e loro me li raccontavano. Io ho subito una pesantissima cancellazione della memoria, è stata danneggiata anche la memoria a breve termine. La memoria a breve termine si occupa di ritenere, trattenere l'informazione e di passarla poi alla memoria a lungo termine per immagazzinarla e per farla riafferrare quando è necessario. Se non funziona la memoria a breve termine, tu non riesci neanche ad immagazzinare nella memoria a lungo termine, quindi il danno è piuttosto pesante. Le condizioni mie di memoria nel 2012, nel 2013, nel 2014 erano drammatiche. Chi mi ha frequentato, chi mi ha assistito, chi mi ha curato ha potuto rendersi migliore. Pierpaolo, scusami, come reagiscono i familiari? I familiari pensano che tu sia matto. Le persone, gli amici pensano che tu sia matto. E questa è un'altra delle capacità formidabili che mettono in campo. Ti sottopongono al giudizio sociale, ti alterano il comportamento, tu hai dei comportamenti alterati che non corrispondono con la tua morale e con la tua etica, che sono simili alla follia, ai sbalzi dell'umore, crisi di pianto, perdita dell'energia come risorsa disponibile per agire, perdita di memoria, può sembrare anche un drogato. Per cui poi possono pensare che sei un drogato, possono pensare che sei un pazzo, possono pensare che stai sfociando nella malattia mentale. Quindi gli stessi familiari pensano con questo, gli amici generalmente pensano questo e ti allontanano, e questo concorre alla strategia dell'isolamento della vittima, perché l'obiettivo pure che perseguono è quello dell'isolamento della vittima. La vittima poi, isolata da tutti, non avrà più nessuno che lo ascolta, non avrà più nessuno che potrà aiutarlo e non avrà più nessuno disposto a difenderlo. Io ho vissuto anche la fase dell'isolamento, ho vissuto la morte sociale, ho vissuto l'abbandono da parte di tante persone che non capivano che cosa mi era successo. Io stesso non riuscivo a decifrare cosa era successo. Per esempio, in una notte che passai con la finta fidanzata, in una notte che passai con lei, mi risvegliai con un breakdown, un cortocircuito al sistema nervoso, iniziai a camminare dentro la stanza dell'albergo telecomandato, praticamente ero telecomandato, ero un robot, non potevo esercitare la mia volontà, la mia personalità, il mio comportamento, la mia mente erano in mano all'handler, al gestore, quindi ero comandato dal gestore, da quello che mi gestiva. Ho fatto tutta una serie di azioni, di atti comportamentali perfettamente telecomandato, non riuscivo a fare il contrario, non riuscivo ad autodeterminarmi. Poi mi sono messo a letto, mi ha dato l'ordine di dormire e mi sono addormentato subito, immediatamente. E quando poi l'ho raccontato agli amici nei giorni a seguire che avevo fatto il robot, nessun amico riusciva a capire che cosa era successo. Pensavano tutti che fosse una cosa assurda, all'amico alfa, all'amico beta, all'amico gamma, all'amico delta, a Tizio, a Caio, a Sempronio, alla famiglia, alla mamma, al papà, alla sorella. Nessuno riusciva a capire che cosa mi era successo. Pensavano tutti che fosse una fantasia, un errore, una malinterpretazione mia. Qualcuno mi ha detto: ma che, vi siete drogati, avete preso droghe, e sarà stato l'effetto delle droghe. Ognuno ha detto la sua, ma in realtà è stata una fase attiva del controllo mentale nella quale sono stato utilizzato come robot e tutti gli effetti. Quindi, Paolo, però, ripeto, le persone attorno a te non riescono a capire, quindi non puoi essere aiutato. Se ho ben capito, questa azione che tu chiami robot, che poi robot viene paradossalmente viene dal russo, che significa schiavo, lobo, e quindi è la parola giusta. Ma tu, in quel momento che tu stai in questa fase di robot, quindi agivi, la tua coscienza com'era?
io capivo che stavo agendo, che stavo camminando, capivo che ero spinto da una forza, capivo che stavo compiendo determinate azioni, ma non avevo la volontà. La volontà era completamente annullata. La capacità di reazione era pari allo 0,00 periodico, assolutamente, matematicamente era pari allo 0,00 periodico, non c'era alcuna possibilità di esercitare la volontà personale, ero perfettamente telecomandato, un'esperienza quindi, unica. Per farla breve, se tu magari ti mettevano il comando di buttarti dal balcone e tu assistevi al tuo corpo che si muoveva verso il balcone e ti buttavi mentre tu eri cosciente, questa è la sensazione. È esattamente vero quello che hai detto. Se c'è la persona che viene programmata per compiere crimini, possono costruire un assassino, la persona la mandano ad uccidere, quella persona poi non saprà dire perché l'ha fatto. Quante volte ascoltiamo persone che dicono non so perché l'ho fatto, ho sentito delle voci. Loro sono capaci di leggerti il pensiero con le armi psicotroniche e con i satelliti. Se ti leggono il pensiero possono anche modificare i tuoi processi di pensiero. Sono capaci di farti udire delle voci attraverso onde elettromagnetiche inviate con le armi psicotroniche, che sono armi ad energia diretta, quindi convogliate, o attraverso i satelliti. E sono capaci di scavalcare le orecchie e di raggiungere direttamente il loco temporale e di farti sentire delle voci. Sono capaci di farti avere delle allucinazioni, quindi scavalcano gli occhi, vanno direttamente, le onde elettromagnetiche vanno direttamente sul lobo occipitale, scavalcando gli occhi, perché la vista, la percezione visiva è controllata dal lobo occipitale nel cervello, e quindi loro ti fanno avere allucinazioni, ti fanno vedere cose inesistenti. Questo è tutto vero, ve lo garantisco, è tutto assolutamente vero. La sperimentazione militare è anche più avanzata di quello che vi sto raccontando, sta ancora più avanti di quello che io vi sto raccontando. Allora, io, amici, non vi dovete scioccare, no, io l'ho messa proprio nella trasmissione Confessioni di altri mondi, perché questa non è una trasmissione censurabile, l'ho voluta proprio su questo, non c'entra nulla con Life New, Life New si occupa di tutto quello che sappiamo, l'ho messa proprio in questa rubrica, perché volevo che Paolo raccontasse proprio per filo e per segno. Quindi chi è abituato a un certo target di intrattenimento si guardi le altre dirette. Quando vede trasmissioni come questa rubrica, deve aspettarsi di tutto. Lo so che è difficile, ma questa è la realtà. E la dobbiamo guardare in faccia, perché è l'unico modo per tutelarci, non posso dire la parola, immunizzarci, da certe circostanze, perché tutti mi stanno chiedendo, anche il nostro amico mi ha detto, ma possono colpire anche gente che non c'entra nulla? Vedi, Paolo è stato un ostacolo, ma allora, in base alla mia esperienza, perché io ne ho sentite tante di storie come Paolo, non così dettagliate, ma perché Paolo ha avuto la forza, la lucidità di mantenersi sempre un terzo polo per riuscire a capire che stava succedendo. Altre persone a volte lo perdono questa cosa, e quindi abbiamo dei racconti che sono molto personali, molto pieni di empatia ed emotività. Allora, detto questo, quasi mai c'è sempre qualcosa nella tua vita dove sei un ostacolo. Sei un ostacolo perché non fai vendere un locale, sei un ostacolo perché sembrano piccolezze. Ad esempio, tu sei messo in una circostanza mezzo a una società dove tu state costruendo un palazzo, e in quel momento prendono uno di questi qui perché chissà che cosa c'è dietro questo palazzo, a che cosa doveva servire. Magari tu ti sei imposto e hai detto no, non mi piace che mettiamo questo. Sono sempre delle persone che in una certa linearità diventano qualcosa che non gli permette di farlo, perché alle volte persone comuni è successo, però quello è un altro tipo di cosa, sono delle agenzie deviate dove sperimentano delle cose per poi vendere queste armi. Io la prossima volta, Paolo, questo è un altro argomento, questo della sperimentazione, sì, delle armi che poi vendono. Esattamente. Questo è un altro argomento che va approfondito. Bisogna considerare che dall'anno 2003, dal 13 giugno 2003, con decreto ministeriale, in Italia sono entrate in commercio le armi psicotroniche. Quindi 19 anni fa in Italia
sono entrate in commercio con decreto ministeriale le armi psicotroniche. Guardate, l'altra volta vedevo una serie TV, ve la ricordate voi tutti, amici? Poi se voi ve la faccio girare, ma è soggetta a copyright, però ve la faccio vedere. Se magari me la giro su Telegram. Te lo ricordi l'uomo da 6 milioni di dollari? Il telefilm degli anni 70, ti ricordi? E io sono del 68. Quindi vabbè, te la dovresti ricordare, ti ricordi l'uomo bionico, no? Quella da 6 milioni, quel tizio. Guardate la prima... c'è la prima puntata, cioè l'uomo da 6 milioni di dollari, è un telefilm degli anni 70. Guardate la prima puntata, amici. Se voi vedete la prima puntata vi si apre un mondo, ve lo posso giurare. La prima puntata parla, ve lo giuro, mi prendo questi 5 minuti, Paolo, scusami, perché voglio raccontarla, perché è molto vicina. La prima puntata parla che viene chiamato l'uomo bionico perché alcune persone in un villaggio si mettono le mani nelle orecchie e svengono quasi alla morte, anzi pensavano che erano morte. Cioè queste persone ricevevano delle onde dove impazzivano. Chiamano l'uomo bionico e gli dicono: non capiamo che cos'è. Si scopre pian piano che era un'agenzia segreta deviata, pensate, che voleva far vedere allo Stato, siccome avevano fatto l'esperimento ma non era stato vagliato, non era stato accettato e finanziato dallo Stato, loro hanno fatto una prova e una cavia su un villaggio e praticamente volevano a questo punto ricattare lo Stato stesso di comprare, non mi ricordo, di prendere, acquisire e comprare quest'arma sonica che faceva impazzire le persone, e se loro non avessero pagato il giusto per non aver finanziato il progetto, loro uccidevano praticamente tutto il paese, perché quest'arma distruggeva le cellule cerebrali tramite delle onde sonore che non venivano udite, diciamo, a orecchio umano. Cosa vi... vi ricorda qualcosa questa cosa? Guardate la prima puntata, rimanete scioccati, ve lo stanno piantando. 50 anni fa lo dicevano nei telefilm americani, quindi potete immaginare questi retaggi dell'MK Ultra, perché tutto viene praticamente dal mental control, no? E pensate un po' da quanto tempo se ne parlava. Quindi, sì, bisogna specificare che prima del Monarch è stato elaborato l'MK Ultra. E il Monarch è una evoluzione superiore rispetto all'MK Ultra. L'MK Ultra è stato elaborato dalla CIA, dalla divisione scientifica della CIA, dei servizi segreti americani, che hanno avuto ingenti somme governative per questo tipo di sperimentazione. Non dico altri dettagli perché dovrei parlare troppo, ma sostanzialmente MK Ultra significa M sta per mind, mente. K sta per controllo e Ultra sta per decodificazione, perché gli scienziati, quindi controllo della mente e decodificazione, gli scienziati avevano capito che ciascun uomo possiede un codice della mente, e se riesci a interpretare, a individuare il codice della mente di quell'uomo, puoi gestire quell'uomo. Ciascun uomo possiede un codice della mente così diverso dagli altri, così come le impronte digitali di ciascuno di noi sono diverse dagli altri, così come il DNA, il patrimonio genetico cromosomico di ciascuno di noi, è diverso dagli altri. Allo stesso tempo abbiamo un codice della mente ciascuno personale. Quindi MK Ultra significa mind, control, decodificazione, controllo della mente e decodificazione. Progetto che è stato poi desegretato, attenzione, così potete rendervi conto perché c'è molta letteratura e molta documentazione pubblicata, è stato desegretato perché in America scoppiò il caso di queste cavie umane di questi americani utilizzati come cavie da laboratorio per la sperimentazione. Fu un disastro, utilizzarono molti americani, civili, persone qualunque, l'impiegato, il disoccupato, lo studente, la casalinga, persone qualunque, di qualsiasi categoria sono state utilizzate. Scoppiò il caso, ci fu la commissione d'inchiesta parlamentare, la CIA ufficialmente dice di aver distrutto i documenti. Secondo me l'hanno nascosto da qualche altra parte, perché c'è la documentazione, non si distrugge. E sono riusciti ad acquisire parte della documentazione MK Ultra e Monarch, è stata declassificata, desegretata, sottoposta alla commissione d'inchiesta parlamentare americana, e lo stesso Bill Clinton dovette chiedere scusa al popolo americano
ci sono i video che potete trovare, dove Bill Clinton chiede scusa al popolo americano perché il popolo fu utilizzato come cavia inconsapevole, ignara, per questa cruenta, aberrante e violenta sperimentazione di controllo mentale. Paolo, voglio farti un'altra domanda. Ho sempre avuto il dubbio, ho conosciuto anche degli amici militari, anche il periodo delle missioni Santa Barbara, del periodo del Kosovo, ma secondo te, quando vediamo quei militari che fanno quelle torture incredibili e poi tornano a casa tranquillamente nelle loro famigliole, ma è moralmente umana questa cosa, che queste persone abbiano questa, perdonami, questa schizofrenia nell'essere delle macchine da guerra in alcune circostanze e poi essere dei amorevoli padri di una famigliola? Secondo te anche lì potrebbe esserci l'MK Ultra? È garantito che molti militari, alcuni militari, sono sottoposti a controllo mentale. È garantito, secondo la mia esperienza, in tutte le città italiane, almeno nelle maggiori città italiane, non parlo di tutti gli 8.000, gli oltre 8.000 comuni d'Italia, sono quasi 8.800, mi sembra, comuni italiani, non dico in tutti i comuni italiani, ma in una buona parte dei comuni italiani, un po' in tutte le regioni, secondo me ci sono persone sotto controllo mentale, utili per le esigenze del caso che la Repubblica può ritenere necessario, perché qui si tratta poi di persone utilizzate per le esigenze della Repubblica, oppure per altri motivi, oppure per eliminare personaggi scomodi, come vi ho detto, oppure per vendetta, oppure perché hanno particolari capacità metacognitive, sesto e settimo senso. Le motivazioni della scelta della vittima sono diverse. Diciamo che la vittima magari subisce lo stesso trattamento, per esempio, ma non è detto che le motivazioni per cui l'abbiano scelta sia la stessa che relativa alla scelta dell'altro. Le motivazioni variano per quanto riguarda la scelta della vittima. Ci sono comunque militari, secondo me, sotto controllo mentale, utilizzati per le esigenze della Repubblica, utilizzati per gli scopi che loro ritengono opportuni. Mi chiedono anche se i kamikaze potrebbero essere anche sotto controllo. Sì, possono subire anche forme più basse e più lievi di lavaggio del cervello. Il lavaggio del cervello può essere effettuato in diverse forme con diversi gradi di intensità. Esistono gradi di intensità più lievi, somministrando per esempio qualche molecola, anche furtivamente, anche all'insaputa della vittima. Come nel caso mio, io ricevevo molecole in modo furtivo, a mia insaputa, quando appunto la finta fidanzata mi somministrava chimica nelle bevande quando stavamo a cena insieme. E quindi le persone possono essere sottoposte all'effetto di alcune molecole dissocianti, possono essere sottoposte a trattamenti di ipnosi notturna, per cui si possono svegliare riprogrammati. Se una persona competente fa l'ipnosi notturna anche a te, Giorgio, mentre dormi, tu ovviamente stai dormendo, sei veramente inconsapevole, vieni sottoposto ad un trattamento di ipnosi o più trattamenti, poi ti puoi risvegliare diverso, in parte modificato. Tu non lo sai, ma sarai in parte modificato, non riuscirai a capire magari perché fai certe cose che non avresti mai fatto. Sì, ma io ho provato agli amici a spiegare che tutti noi pensiamo, ve lo giuro, che tutto quello che noi pensiamo fuoriesce veramente dal nostro io penso, dalla nostra coscienza. Io vi ho sempre detto che, non so, e lo ripeto, l'ho detto anche in altre dirette, io vi posso dire che l'80% delle persone che frequentano TV, rete, informazioni, sono totalmente, e non lo sanno e non puoi spiegarglielo, sono indotte, sono meme, sono persone che devono portare dei messaggi continuamente, non sono pensieri estrapolati dal vostro cervello, sono indotti e le persone diventano dei replicanti. Lo so che... Per esempio, scusami, ti aggiungo una cosa, Giorgio, a quello che stai dicendo. Per esempio la TV è il più potente mezzo di lavaggio del cervello. La TV pratica ipnosi collettiva. I programmi televisivi vengono in buona parte elaborati alla Tavistock, all'Istituto Tavistock in Inghilterra, dove ci sono equip di esperti in scienze sociali, psicologi, psichiatri, pedagogisti, sociologi, antropologi, che studiano i programmi televisivi
studiano i frame di comunicazione e studiano il modo per poter esercitare il controllo sulle masse e poi vendono i programmi alle televisioni con quelle caratteristiche e con quelle capacità di controllo sulle masse. Io ho letto una statistica, mi piace a volte leggerle, e vi dico dove sta il controllo mentale. Facciamo un'analisi dei social, no? I vari like che vengono messi. Voi vi rendete conto che un personaggio pubblico che magari inciampa su qualche una gaffe, no? Riceve 90.000 volte, ok? Più dislike di una persona che pubblicamente viene ammessa l'omicidio, l'assassinio e la sua crudeltà nel fare le cose. Cioè, ha meno dislike, cioè un personaggio pubblico. Quindi cosa sto cercando di dirvi? Che è più forte dentro di noi il condizionamento di odiare un cantante che ha detto una cretinata che una persona che civilmente magari ha commesso un omicidio volutamente, oppure in un certo caso non stiamo parlando di questo discorso qui, ma una persona che coscientemente, come ad esempio un criminale, un mafioso e tutto il resto. Quindi vi rendete conto quanto siamo indotti? Cioè, noi ci concentriamo il nostro odio più su loro, e questa cosa dove è stata creata? È stata creata dai mezzi di informazioni che hanno indottrinato, ci hanno indottrinato nei social, che la morale viene prescita dal successo, perché quell'individuo, tutta la vita, quel cantante, quel politico, quel magistrato, dovrà stare tutto il tempo su una linea, perché basta il quarto potere che decide che quella persona deve crollare, quella persona è annientata a sorta di dislike. Non è normale. Quindi queste cose le possono fare pure per persone pubbliche, come in questo caso Paolo, che era un politico che si stava occupando di cose che non doveva toccare, stiamo parlando di argomenti, e dove è stato rivoltato tutto addosso a lui. Ora, come vedete, l'ha detto anche Paolo, un minuto di telegiornale è bastato a distruggere una carriera politica di anni. Questo... E la vita anche sociale e professionale, anche la vita coniugale, perché poi mia moglie mi ha lasciato, tutto, è stato distrutto tutto. Capito? Quindi potete immaginare quanto noi siamo condizionati. E se io vi dicessi un nome di una persona, il mio canale viene chiuso. Punto. Cioè, riceverà talmente dislike che arriva una valanga di persone, fino a quando YouTube dice, guarda, hai ricevuto troppe lamentele, troppe cose, allora ti chiudiamo il canale. E che fai? Tutto il lavoro di una vita. Funziona così, però io non mi posso nascondere dietro un dito perché devo avere paura della censura. Non possiamo, quindi... E detto questo, Paolo, adesso come stai vivendo? Ah, un'ultima cosa volevo dire, hai parlato di sosia, cosa intendevi con sosia? L'intelligence dispone anche di sosia, dispone di identità somiglianti che possono essere interscambiabili. Quindi persone che hanno dei tratti somatici così labili che può essere una persona... Sì, che hanno dei tratti somatici corrispondenti con un'altra persona e che quindi possono essere anche usate in modo interscambiabile, soprattutto se vengono usate nei confronti di una persona che poi viene trattata chimicamente, per cui la sua capacità di riconoscimento facciale viene compromessa, e quindi il sosia è perfetto. E vengono utilizzati anche per certe operazioni. Quando poi viene compromessa la tua capacità di riconoscimento facciale, a quel punto è perfetto, tu pensi di avere davanti la stessa persona, ma è il sosia. E una volta ti racconto questa, Paolo. Una persona che conoscevo io venne additata come pazza senza motivo, solamente perché aveva alzato un po' troppo la cresta in alcune circostanze di potere. Questa ha incominciato a uscire per strada e incominciare a dire che sentiva delle voci dentro che incominciavano a parlargli, ma era una persona che fino al giorno prima, ve lo posso garantire, era una persona splendida. Questa persona coscientemente diceva una cosa del genere, ve lo giuro, un quarto d'ora dopo per strada si era creato un panico incredibile, è arrivato un medico e ha incominciato a dire, ci vuole un TSO, se lo sono caricati e se lo sono portati, senza chi e senza ma e senza niente. Poi vengo a scoprire che quel medico da quelle parti non aveva mai operato, non aveva motivo per stare da quelle parti. Allora 2 più 2 te lo fai, no?
cioè se tu vedi in quel momento casualmente quell'individuo che c'ha lo studio da un'altra parte, la famiglia, la casa da un'altra parte, in quel momento lui non c'entrava nulla da quella parte. Te le fai due domande, no? Certo, ecco. Cerchi di trovare una correlazione tra gli elementi, cerchi di analizzarli, esaminarli, valutarli, cerchi anche di capire se c'è una correlazione, cerchi di scandagliare un po' i fatti, gli accadimenti. Quindi, detto questo, allora, adesso come vivi la situazione adesso? Io da un paio d'anni sto tranquillo, mi occupo di volontariato, sono volontario in un centro anziani e aiuto gli anziani in difficoltà, faccio le mie giornate così. Ti fa onore questo, ti fa onore. Paolo, io non so se vuoi raccontare qualche cosa, perché io, vabbè, intanto gli dico agli amici, guardatevi questa diretta, perché ve lo ripeto, è una moda. Io non so se chiudendo la diretta poi rimanga registrata. Poi non mi scrivete, Giorgio, perché l'hai cancellata? Non sono io che le cancello, amici. E purtroppo, infatti, io ho un canale, Rumble, dove tutte queste registrazioni le prendo e le metto in quel canale qualora ci fossero delle censure. Perché io... Ma quindi la puoi recuperare poi, la puoi recuperare. Ci credo, è per questo io, infatti, gli dico agli amici, almeno non c'è monetizzazione, però c'è la possibilità di aiutare il canale, perché il canale paga una piattaforma che in questo momento sta registrando la cosa, così se viene censurata, bene o male, rimane a me. L'unica volta mi è capitato dove la piattaforma non mi ha voluto dare niente, perché ha ricevuto il comando, pensa, questa è una piattaforma internazionale, ha ricevuto il comando dai social di non darmela. Non è mai successa una cosa del genere. Io pago per avere la mia trasmissione, ho il diritto di averla, mi è arrivata una mail e mi ha detto i social hanno ritenuto di toglierti la trasmissione. Ma stiamo scherzando? Ma dove siamo arrivati? Cioè, io pago un botto di soldi all'anno per avere questo servizio e poi me lo togliete così. Ma è una follia. Quindi, purtroppo, potrebbe pure capitare. Attenzione, sono talmente potenti questi social che hanno proprio rischiano pure di fare questi giochetti. Non puoi neanche avere il tuo diritto di avere la tua registrazione nonostante tu paghi. È incredibile. Quindi, io vi dico, ascoltate le parole che vi ha detto Paolo. Se c'è qualcos'altro che vuoi dire, Paolo, noi siamo qua. Dimmi tu. Abbiamo fatto un'ora, dimmi. Io, diciamo, la storia l'ho delineata nei suoi aspetti più fondamentali. Le spiegazioni del contesto le ho fornite. Certo, di questi argomenti si potrebbe parlare all'infinito, perché i casi sono tanti, la letteratura è molto vasta, per esempio... Per quanto riguarda il Monarch, che appunto abbiamo spiegato è una evoluzione dell'MK Ultra, nasce prima l'MK Ultra e poi il Monarch. Per quanto riguarda il Monarch, secondo i dati ufficiali esistono 143 sottocategorie. Questo significa che possono creare 143 tipi umani diversi, solo con il Monarch, e che verranno utilizzati nei settori di esigenza per i motivi scelti dall'apparato legato dello Stato o scelti da interessi superiori. Poi, per quanto riguarda la storia dell'MK Ultra, bisognerebbe tornare indietro durante la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale, come sapete, inizia nel 1939 e si conclude nel 1945. E durante la Seconda Guerra Mondiale i tedeschi nei campi di concentramento avevano molta disponibilità di uomini, perché venivano appunto deportati gli ebrei internati nei campi di concentramento, e proprio sugli ebrei hanno avviato una sperimentazione sul controllo mentale i tedeschi. Parallelamente lo facevano i giapponesi nello stesso periodo storico durante la Seconda Guerra Mondiale, e sono riusciti a raggiungere dei risultati per quanto riguarda il controllo mentale, ma hanno fatto una sperimentazione a tutto campo, hanno fatto esperimenti su bambini, su uomini, donne incinta, avevano materiale umano in abbondanza, e gli scienziati, i medici tedeschi, come il famoso dottor Mengele, l'angelo della morte.
sì. L'angelo della morte, esatto. Hanno avuto così tanto materiale umano da poter fare sperimentazione a tutto campo. Hanno fatto anche la sperimentazione sul controllo mentale. Conclusa la seconda guerra mondiale, gli americani hanno recuperato alcune migliaia di nazisti, hanno recuperato una certa quantità tipo di giapponesi, li hanno portati in America, gli hanno garantito l'impunità, gli hanno cambiato l'identità attraverso la cosiddetta operazione Paperclip. È stata desecretata, declassificata, per cui chiunque di voi se la può studiare e può verificare se sto dicendo il vero. E con questa operazione Paperclip hanno cambiato l'identità ai medici, ai licenziati nazisti e giapponesi, e li hanno utilizzati per riprendere la sperimentazione sul controllo mentale. Questo è un cenno storico per farvi capire anche un po' le origini di questo fenomeno. E per ricordarvi che esiste materiale desecretato, esiste materiale declassificato, per cui per chi è un po' scettico di fronte alla storia che ho raccontato, può andare a documentarsi personalmente e rendersi conto che ho detto cose che accadono, e che i livelli in realtà di controllo mentale sono molto più avanzati oggigiorno e che possono fare e fanno molte più cose di quello che vi ho raccontato io. Quello che vi ho raccontato io è una piccola parte di tutto quello che fanno, è una piccola parte. Quindi abbiamo imparato questa sera che quando vediamo una persona che di punto in bianco incomincia ad avere questi comportamenti, non incominciamo ad additarlo come fanno tutti, come fa la massa, incominciamo a tenerlo stretto. Guardiamolo sempre con l'aspetto dell'affetto, non quello della ragione, perché l'istinto è quello di eliminarlo, e loro giocano su una specie di memoria rettiliana dell'uomo, che è quella di eliminare la persona che non serve più. Loro giocano sul nostro meccanismo sociale di sapere se che quella persona, quando incomincia a diventare strana, le persone lo evitano. Ok? È successo anche a me. Io mi sono occupato di cose pubbliche. Quando ho iniziato a fare un percorso esoterico, iniziare a parlare di certi argomenti, sono diventato come la peste inizialmente. Io me ne sono fregato per carattere, perché l'opinione degli altri a me non me ne è mai fregato nulla. Ma questa cosa poi mi ha reso più forte. Però non tutti siamo uguali. Detto questo, loro, perché è difficile scoprirli? Perché purtroppo loro utilizzano delle tecniche che socialmente vengono additate come malattie persecutorie, schizofrenie e quant'altro. Quindi cosa fanno? Parallelamente utilizzano queste strategie, e tu in quel momento non saprai mai se il tuo amico sta subendo veramente una condizione del genere o è diventato pazzo. Non lo capirai mai. E loro giocano su questo. Però, attenzione, utilizzare gli strumenti di informazione così ci aiuta a capire che caso su caso, analogia su analogia, perché ne abbiamo sentiti tanti di questi discorsi qua in questa trasmissione, ci fa capire, perché voi lo vedete, com'è possibile? Vedete Paolo? È una persona tranquilla, mitigata, come tutte quelle che abbiamo sentito. Se uno è pazzo, lo è sempre. A meno che non si faccia curare, ma non ha subito di quelle cure del genere. Quindi come fa poi ad autoguarirsi da solo? Questa è la mia domanda. Delle persone che vengono additate come schizofrenici rifiutano le cure mediche, e di punto in bianco, dopo un periodo, quando quelle persone non sono più un pericolo sociale, automaticamente guariscono. Strano. Questi sono i miracoli di chi? Della Madonna? Di chi sono sti miracoli? Quindi iniziate a essere molto più freddi e state attenti, perché oltre a voi potrebbe capitare anche a un amico accanto a voi, un amico che conoscete dall'infanzia, e di punto in bianco subisce questa cosa. Sedetevi accanto a lui, fatevi spiegare tutto, e se ci sono delle caratteristiche che sembrano simili a tutte le storie che stiamo sentendo, come quella di Pierpaolo, io sprecherei un po' di tempo in più, perché è giusto. Sì, il messaggio che voglio dare al pubblico, agli ascoltatori, è che tutti voi dovete pensare che può accadere a ciascuno di voi, perché il bersaglio può essere chiunque, l'ho detto, può essere la casalinga, l'impiegato, l'operaio, lo studente, il disoccupato,
l'imprenditore, il funzionario pubblico, un militare, il bersaglio può essere chiunque. Soprattutto si diventa bersaglio, per esempio, quando devono testare una tecnologia. Nel momento in cui devono testare uno strumento d'arma, un'arma psicotronica oppure il funzionamento di un satellite, possono scegliere un campione. Più ampio è il campione, più sarà elevato poi il coefficiente di attendibilità, quindi la garanzia del risultato dal punto di vista statistico e della ricerca scientifica, dell'esperimento che stanno conducendo, e per cui nella scelta del campione voi potete ritrovarvi all'interno del campione ed essere sottoposti a tecniche di manipolazione mentale, star male senza rendervene conto, come al solito, perché nessuno vi avvisa, ma potrebbe accadere a ciascuno di voi. Vengono scelte un quantitativo di persone, in alcuni casi per testare nuove tecnologie, per vedere la validità di un brevetto, l'affidabilità di un sistema d'arma, che poi sarà utilizzato per scopi militari o dall'intelligence o dal controspionaggio, per altre ragioni, per ragioni che non lo sanno e di cui hanno bisogno. Poi come funziona? Prendono 5 persone a campione e dicono: abbiamo fatto esperimenti con la popolazione del vostro stato. Come è successo? L'esperimento è avvenuto al 100%. Lo volete comprare voi? Perché già magari c'è un altro paese accanto che è interessato. E allora lo stato dice: cavolo, se non lo compro io, lo compra l'altro, diventa un'arma contro di me. Se lo compro io, divento più forte a favore dell'altro. Quindi questo prototipo viene comprato dallo Stato e poi viene utilizzato dalle intelligence contro altri paesi. Ma queste agenzie deviate, perché non sono tutte, sono agenzie deviate, cosa fanno? Vendono non solo al miglior offerente, ma vendono poi a tutti gli altri, perché non c'è un'esclusiva di brevetto. E quindi cosa fa? Chi se lo compra prima vince. E si fanno miliardi, vengono sovvenzionati come sotto forma di armi, perché uno dice: diamo il 3% di armi di uno Stato, perché ci dobbiamo difendere. Che gli vuoi dire? Armi psicotroniche, sì. Che gli vuoi dire? È per la difesa dello Stato, però la comprano come prova provata, sanno che l'hanno subita loro stessi. Semplice, no? Poi c'è un altro, sì Giorgio, poi c'è un altro problema, un altro aspetto. Quando denunci questi fenomeni, io ho fatto una quindicina di denunce in tutto nel corso degli anni. L'ultima denuncia l'ho fatta 3 anni fa, ho scritto 192 pagine, inserendo nomi e cognomi dei fatti relativi alla gang stalking, relativi al lavaggio del cervello, al controllo mentale, eccetera. È stata archiviata. Perché? Perché si tratta di una materia segretata, una materia che appartiene al segreto di Stato, nessuno ne parla, ti fanno credere che non esiste. Se tu provi a parlarne ti dicono che sono sciocchezze, ti fanno passare per uno sbrigato, perché la materia è segretata, c'è il segreto militare sopra, c'è la copertura di Stato. Per cui anche molti amici miei che ho conosciuto, che hanno subito le violenze del controllo mentale, che sono riusciti a capirlo e che hanno denunciato, a tutti quanti hanno archiviato le denunce. E poi se ti rivolgi ad uno psichiatra, 2, 3, 4, 5 psichiatri, inizi a parlare di questi argomenti, ti fanno una diagnosi di patologia. Idee megalomaniche, idee persecutorie, psicosi, sì, la classica formano, diagnosi, formano una diagnosi di patologia. Poi, che cosa? Poi appena arrivano a somministrarti lo psicofarmaco, automaticamente pazzo sei. Cioè, perché l'obiettivo loro è metterti in bocca qualcosa che poi automaticamente possono dichiarare, che dire: ma la persona ha utilizzato psicofarmaci. Quindi la tua attendibilità, la tua credibilità diventa zero. Certo, cercano di annullare la tua attendibilità sia attraverso le droghe, attraverso gli psicofarmaci, attraverso il comportamento scomposto, azioni in consulte, facendosi fare un TSO, anche nel caso in cui vieni sottoposto ad un TSO, questo rientra in uno degli obiettivi della gang stalking, che è quello di far fare un TSO alla vittima. Anche in questo caso poi la vittima viene screditata completamente, per cui le denunce sue verranno inascoltate. Utilizzano questi sistemi per abbattere la tua credibilità, per annullare e destituire di fondamenta le tue dichiarazioni, annullare la tua credibilità e destituire di fondamenta le tue dichiarazioni. Prima o poi capiterà anche a me, secondo me.
Io quando arriverò a 30.000 iscritti, 50.000 iscritti, 100.000 iscritti, secondo me quando diventerò troppo fastidioso, automaticamente si inventeranno qualcosa, perché io per adesso mi posso permettermi di toccare certi argomenti perché sono una mosca bianca in mezzo a un alveare, ecco, quindi non sono innocuo, ma posso garantirvi che quando si incomincia ad avere successo su queste cose, automaticamente mi prenderanno qualcosa. Io bene o male non faccio una vita così scabrosa, cioè, però andranno a prendere una fotografia del 2008 dove magari sono messo lì, e quindi fanno così, quindi se vogliono ti distruggono in 5 sì, minuti. Puoi diventare un bersaglio se il tuo canale cresce troppo, se promuove argomenti troppo fastidiosi, possono oscurare il canale, lo fanno, possono cancellarti il canale, può diventare un bersaglio te come persona e sarà facile per loro crearti danni, purtroppo. Mi dispiace per te, Giorgio, ma per loro sarà facile. Per te sarà difficile capire cosa succede e poterti difendere. Io ti auguro ovviamente il massimo delle cose migliori che tu possa avere, ma sarà facile per loro attaccarti. Ma una mia amica mi sta dicendo: cercheranno di comprarti, lo hanno già fatto, hanno sempre cercato di farlo. Anche, guardate sì, che anche. Nel mio piccolo mi arrivano costantemente mail dove dice: vuoi entrare in affari con noi? Ti prego, facci monetizzare, sta andando bene, fai un sacco di hype, buono, smart qui. E io gli dico: buonasera, non me ne frega nulla, meglio povero che ricco schiavo. Quindi non mi interessa nulla. Quindi nel mio piccolo, io lo posso dire, io ogni volta, ogni tot, faccio vedere quanto il mio canale fa e quanto monetizza. Zero. Fatelo fare ad altri canali, se hanno il coraggio. Io metto le analisi che mi manda YouTube praticamente col guadagno. Zero. Per tutta onestà, per farvi capire quanto a me interessa il contrario di quello che possono magari pensare qualcun altro. Quindi, scusate se abbiamo spostato l'attenzione su di me, però quello che stava dicendo Paolo è che potrebbe capitare a me e io sarei indifendibile, perché sono talmente esposto che una cosa te la trovano, quindi stai tranquillo, non è un problema. Ma se non la trovano, la creano. Sono capaci di creare, di orchestrare bene situazioni, trarti in trappola, farti un tranello, costruire un'operazione ben rivestita attorno a te, costruire false prove, false accuse, sono ben capaci di farlo, falsi fascicoli sulla tua persona, sono molto capaci, possono farlo. Ad esempio, ci sono persone che vengono alle mie conferenze, skywatching e tutto il resto, e mi fanno mille domande sugli altri relatori, perché bene o male li conosco tutti, ma io rispondo sempre che magari posso fare una critica sul lavoro del relatore, ma che il relatore a me, a parte che non me ne frega nulla com'è il relatore, è una cosa sua che mi interessa, ma io posso fare magari una critica sull'operato, no? Mi sembra legittimo dire: sai, quel lavoro che ha fatto non mi è piaciuto, ma anche a me lo fanno, nel senso, faccio un lavoro sulla simbologia e per alcuni è una cretinata, ma non lo stanno facendo alla persona, lo fanno. Ora, che cos'è la moda? Vengono, mi chiedono queste cose, io magari le dico onestamente, vanno a riportare che io parlo male di lui, capisci come fanno? Poi quello mi chiama e fa: ma Giorgio, ma hai parlato male di me? Fa: ma sei scemo? E faccio: io ho detto solo quello che ti ho detto in faccia, che quel lavoro che hai fatto magari non mi è sembrato, non mi è risuonato, non mi è piaciuto, ma lungi da me pensare che tu non sia un grande uomo, un grande ricercatore, ma lo continuano a fare. In piccolo, anche queste sono manipolazioni, perché cercano di tirarti qualcosa dentro e poi cambiarla, trasmutarla per poi metterti in cattiva luce. Ma dove vi porta tutto ciò? Ma dove vi porta? Beh, fatelo. Capito? Va bene, senti Paolo, io per Paolo, io ti dico, ti ringrazio per questa testimonianza, e se hai voglia di ritornare per raccontarci qualcos'altro, qualche aneddoto, a me fa molto piacere. Ovviamente non ti posso garantire
diciamo che per quel problema di censura non ti posso garantire la replica, nel senso, però ho già detto che magari se c'è qualche censura la prendo e la metto su Rumble, l'altro canale, quindi rimane con noi questa diretta, non vi preoccupate. Però non dipende da speriamo me. Speriamo che questa trasmissione sia conservata e che rimanga sul web. Purtroppo già un'altra me l'hanno censurata e aveva fatto quasi 15.000 visualizzazioni, e ha detto cose molto interessanti, l'hanno ritenuta molto importante, molto interessante tutti coloro che poi mi hanno parlato dopo l'ascolto. Purtroppo l'hanno poi censurata. Speriamo che questa trasmissione da te promossa, Giorgio, e con, anche con poi che si è sviluppata anche con il mio contributo, speriamo che rimanga online. Almeno può diventare un veicolo informativo per le numerose persone che vogliono accedere ad una conoscenza superiore. Speriamo che rimanga online, così che possiamo fare. Ma il nostro servizio è questo, è fino a se stesso. Dipende da voi, ascoltate le parole che ha detto Paolo, fatevele risuonare, perché ricordatevi una cosa, più fate in modo che le cose rimangano consapevoli qui, più le vostre griglie sensoriali diventano abbastanza forti, e quindi quando accadono questi aneddoti, essendo già consapevoli, vi sapete difendere. Se invece non sapete nulla, tutto entra e automaticamente venite manipolati. E voi neanche lo sapete. Rimanete lì. L'altra volta ho fatto un esempio, Paolo, e poi magari c'era una bellissima trasmissione che parlava di veganesimo, di vegani. Bella! Mi piace ascoltarla, anche perché un giorno anch'io devo diventarlo, no? Per questioni di salute devo diventare vegano, vegetariano, perché la carne non potrò più mangiarla per questioni di salute. E allora la stavo ascoltando. Tutto ad un tratto questo canale monetizzava, sotto c'era scritto da un'ora e mezza McDonald's. Ho detto la parola, non dovevo dirla. La famosa marca americana, no? Quindi dei panini, degli hamburger. Ora, secondo voi, in una società dettata al visivo e non all'auditivo, secondo voi, quella diretta lì, dopo un'ora e mezza che parlavano loro di quanto è bello il cibo, quanto è buono il cibo vegano e tutto il resto, secondo voi, se sotto un canale monetizzante ci ha messo il marchio pubblicitario di una major americana, secondo voi, uscita da quella diretta, quanta gente si è andata a fare quel panino? Ma una marea! Quindi, come vedete, vi fregano sempre. Voi cercate di fare controinformazione, ma il potere se lo riprende di nuovo. Che cosa gli mette? Ah, questi stanno parlando di cibo? E io ci metto un bello striscione pubblicitario dove la gente mentalmente gli entra in testa il marchio. E una volta che entra in testa il marchio, tu puoi raccontargli tutte le grandi verità alle persone. Guardate qua sotto, vedete, non c'è neanche una pubblicità. Perché? Perché così vi rimane tutto dentro. Quello che ha detto Paolo vi risuonerà tutto. Tutto qua. Comunque. Va bene. Ok, se per te va bene, si può concludere? Anche per me va bene. Va bene. Ci diamo un altro appuntamento. Cari amici, grazie per essere stati tantissimi. Sono felice che siete stati tutti veramente educati, parsimoniosi, affettuosi, come sempre, veramente. Siamo una community veramente di persone splendide e spero che sempre di più arrivino degli amici con la vostra forma mentis e questa educazione. Grazie Paolo per la tua esperienza. In un mondo normale tu saresti un eroe, ma in un mondo pazzo, diciamo, noi siamo, tu sei... Hanno scritto, tre scrittori hanno scritto tre libri, ciascuno di loro mi ha dedicato un capitolo nel suo libro, quindi la mia vicenda in parte è riportata su tre libri diversi, scritti da tre diversi scrittori, e uno di questi ha scritto che sono un eroe. Questa è l'interpretazione che ha dato lui è la stessa che sta dando te. Io sono una persona qualunque, purtroppo ho subito tutto questo, per il resto sono una persona qualunque, perché questo accade anche alle persone qualunque. Quello che ho tentato di spiegare, di dare come messaggio, è che accade fondamentalmente anche alle persone qualunque.
Rispondo per ultimo a Giannetto La Capra. Non ho capito, quindi Giorgio ha in testa il ma non hai capito niente. Mi dispiace, rivediti tutta la diretta perché purtroppo non hai. Ecco, questo è quello di cui parlavamo, no? Proprio questo qui che tu hai scritto. Quindi la sintesi di tutta la diretta la possiamo trovare in questo commento. Quindi mi dispiace. A tutti non si può arrivare, purtroppo ognuno si fa la sua idea, la sua opinione, va bene? Quindi grazie, buona serata, ci vediamo alla prossima, io vi dico solo che domani inizio il tour a Milano, è stato sold out anche questa volta, cari amici ci sono ancora, se mi permettete l'iscrizione, siamo ancora a Stefano Maiorca, chi vuole venire di Roma, amici romani, venite a questo bellissimo evento perché sarò a Roma con la presentazione di Stefano Maiorca sulle orme del tempo, viaggio ai confini dell'Hermes, la via regale e la via magica. Stefano Maiorca, ci sarà anche l'esposizione di una mia amica che fa dei quadri esoterici ispirati, Michela Baldo, che farà una piccola esposizione, ci sarà un piccolo rinfresco, se volete prenotare info.lifenew@iFlu55@gmail.com oppure il numero 377 80 65571. Quindi venite a trovarci, siamo lì, si può ancora prenotare, ci sono gli ultimi posti disponibili, venite, non fate all'ultimo, che ci possiamo, l'evento inizierà alle 20, l'evento inizierà alle 20, bellissimo gioco di parole, ci prendiamo un piccolo rinfresco, stiamo attorno a delle bellissime esposizioni d'arte, e poi iniziamo ad ascoltare la conferenza di un grandissimo maestro, conosciuto in tutto il mondo, letto in tutto il mondo, meglio di così, per stare assieme e per evitare queste situazioni. Pierpa, se tu sei di Roma, puoi venire anche tu, no? Se vivi a Roma, vienici a trovare, siamo il 29 luglio, siamo a Roma. Quindi se vuoi venire anche tu, mi fa molto piacere, così ci conosciamo fisicamente. Ho capito, ti ringrazio per l'invito. Okay. Va bene? Va bene, ci prendiamo... grazie per la trasmissione, Giorgio, grazie per la trasmissione, grazie a te, grazie al tuo pubblico. Grazie a tutti voi, grazie a te Paolo. Un abbraccio, ci sentiamo presto, ci vediamo presto. Ciao.